Alissa? Sì? Cosa stai toccando? Questa cosa che non so cos'è. Allora, oggi io sono andata al supermercato a fare la spesa e oltre a prendere da mangiare c'era pure questa cosa che Alissa non ha voluto vedere perché ha detto che voleva la sorpresa. Sì. Ecco. E quindi io l'ho nascosta qui sotto e adesso la scopriremo insieme. Ok. Secondo te cos'è? Dimmi un po' cosa pensi. Sembra un biberon, però non lo è perché qua... Un biberon un po' grosso però. Poi sento che qua è tipo una cosa da aprire, poi c'è un po' di plastica intorno, poi è strano. Ok, voglio alzare. Alza e... No! No, vabbè, ti adoro. Ho capito cos'è. È tipo la sabbia... No, è slime. Il mio tesoro. Cosa mi avevi detto l'altra volta? Che volevo gli slime perché me li hai buttati. E allora? Perché erano vecchi, si erano seccati. Mamma, c'erano anche quelli là che proprio di... c'era scritto slime che non si seccano mai e tu li hai buttati. E allora per farmi perdonare ho preso questa mega boccia qui di Magic Slime XXL. Ti adoro. E che non ho ben capito cosa sono sti cosi che la vomitano però. Questa è una cacca e questo è un unicorno. Noi abbiamo l'unicorno. Va bene, dai, apriamolo e vediamo un po'. Però non so dove sia l'unicorno, forse è dentro. Oh, è dentro. Comunque l'ho preso al Lidl, se a qualcuno può interessare. Anche se cambiano sempre le cose del Lidl, quindi è possibile che non ci sarà più nel momento che pubblicheremo questo video. Mamma, io devo avere le forbici in questo momento perché voglio subito aprire il mio slimone. C'è l'unicorno, mi sa! Guarda, c'è, si vede una cosa rosa. Dai, dai, che sono curiosa anch'io di vedere com'è fatto. Ok, aspetta, io... Ah, è quello viscido! Sì! Mi sono già pentita. Ok, e questo sarebbe l'unicorno. Pensavo fosse più grande, scusa, guarda qui. Lo fanno grande quanto tutta la boccia. Invece è minuscolo, vabbè. Allora, leviamo tutta questa plastica. Ok, l'abbiamo aperto. E ora? Vai, tiralo fuori. Aspetta, no, sta ancora succhiando. Ok, vedi. Ecco, vedi, ha succhiato. Sì. E ora... No, fammi provare. Immersione. No, vediamo. No, voglio fare la bolla io. Allora, vediamo se l'ha mangiato. Aspetta. Aspetta. Tiriamolo fuori. Eccolo. Però bisogna farglielo mangiare di più. Prendi. Però io sento duro qui. Perché sono divisi gli slime, se no faccio... Sono vari piani divisi. Sì, ok, voglio tutti gli slime. È bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ti piace? Sì. Blush. Perché deve essere così. Poi così. E poi così. Brava! Oh, che bello, che bello. Okay. Vediamo il secondo strato. Wow, bello questo! È super fucsia! Il mio colore preferito proprio. Ma hai visto quant'è? È tantissimo! Sì, è bellissimo! Aspetta, vedi la mia pallina fucsia che ho comprato? Guarda! Oh, è uguale, lo stesso colore! Sì, oddio! Pure questa è bella, eh? Eh sì, ve la consiglio perché è molto antistress. Puoi anche fare così. E tu sei stressata? No, però è divertente anche. Ok, ci manca l'ultimo colore. Devi prendere un angolo e tirare, brava. Vado subito ad assaggiarlo. Questo unicorno sarà molto, ma molto amico di pollo perché sta mangiando lo slime. Wow. Vediamo se l'ha mangiato o no. Ah, sì, guarda. Ecco qua il tuo divertimento per oggi pomeriggio, vero? No, per sempre. Addirittura. Quanto sta mangiando? Ma poverino, ogni volta glielo facciamo risputare. Posso farlo? 3, 2, 1.
guarda, pup. Ok. Una bella sorsata di slime ci voleva, eh? Ok, ora voglio proprio farglielo sputare. Ok, scendi. Scendi. Dai. Cosa c'era dentro? Che c'era? C'era l'altro slime. Ah, c'era quello di prima. È proprio prop. Questo viola è un po' meno degli altri, eh? Eh sì, perché era nel contenitore più piccolo alla fine. Allora, ti è piaciuta questa sorpresa? Sì, è stata bellissima ed è ancora bellissima. Io mi diverto a fargli mangiare lo slime. Alissa? Sì. Alissa? Alissa, ti devo dire una cosa importante. Vuoi dire blop? No! Ascolta, te la dico in un orecchio. No, grazie. Che bolla gigante che hai fatto! Peccato che non l'ho ripresa. Le più belle le fai sempre quando non filmo. Cosa hai fatto? La doppia bolla? Sì. Wow, quanto adoro questi slime, sono bellissimi. A me piace blop. Allora io direi che questa recensione del barattolone degli slime dell'Idol può finire qui. Promosso o bocciato? Promossissimissimissimo. Secondo Alissa promossissimo, perché lei è una fan degli slime viscidosi. Comunque, se poi li vuoi rimettere via bene, li devi rimettere con questi. Fai uno alla volta e rimetti i ripiani. Rimettiamo a posto. Beh, quello lascialo fuori così ci giochi. Sì, comunque guarda mamma che bello se lo unisci. Ma questo è solo un disegno, Alissa. Dopo secondo me viene color melma. No, color grigio. No, secondo me viene viola. Di solito quando noi uniamo gli slime viene sempre viola. Ma per me viene un marrone. Marrone. Grigio. Dovresti unirne una piccola parte di ognuno e fai la prova. Prendiamo un po' di questo giallo, un po' di questo viola. E un po' di questo rosso. Guarda, allora, se non li mischi, guarda che bello. Si stanno mescolando. Vediamo che colore viene. Ah, viene arancione. È vero, prima ho visto dell'arancione qua sul braccio. Ti si fa sempre il guanto. Va bene, quindi, secondo Alissa, promosso. E speriamo che questo video vi sia piaciuto. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Buon divertimento con lo slime.